È evidente la volontà di Regione Lombardia di mantenere un sistema sanitario nel quale per curarsi bene e per tempo si è troppo spesso costretti a pagare, creando di fatto disuguaglianze inaccettabili e lontane dallo spirito egualitario della Costituzione italiana. È quanto scrive in una nota la CGIL Cremona in merito al blocco da parte della maggioranza in Consiglio regionale della proposta di referendum. Obiettivo del voto era quello di abrogare quelle parti della legge che stabiliscono l'equivalenza e la parità tra la sanità privata e pubblica. Dal nostro punto di vista la riteniamo l'ennesima ingiustizia. Il nostro giudizio è che Regione Lombardia probabilmente non si vuole, non vuole sinceramente capire o sapere il giudizio dei cittadini lombardi. Questo è il nostro giudizio. Io penso che sia arrivato il momento veramente di far qualcosa per la nostra sanità, soprattutto in Lombardia, perché noi abbiamo veramente tantissime persone che fanno fatica a curarsi, ma non riescono a curarsi perché non hanno veramente i soldi per potersi curare. E io penso che la sanità, quella che vogliamo noi e quella che noi auspichiamo, che sia una sanità universale, ma deve essere una sanità pubblica. Quindi per quello che il nostro referendum era quello proprio di cercare e di introdurre l'equivalenza, per noi non è giusta, e la parità tra pubblico e privato. Sono due cose assolutamente diverse. Non ci fermeremo qui, quindi anche come CGIL andremo avanti, perché è ovvio che loro hanno dato le loro motivazioni. Lavoreremo su queste motivazioni per lavorare e ripresentare sicuramente i nostri quesiti. Spero che sia Regione Lombardia, ma a questo punto allargo comunque, anche mi auspico che anche il governo veramente, perché con la legge di bilancio abbiamo sentore che ancora una volta vogliono tagliare i fondi alla sanità pubblica. Io penso che non sia più il momento, anzi bisogna investire su una sanità pubblica. È indispensabile ridurre veramente gli estenuanti anche tempi di attesa che talvolta portano alla rinuncia anche delle cure, come dicevo prima, e io penso che in un paese civile come il nostro queste cose non devono assolutamente più accadere.